oggi siamo qui a Ostia insieme portavoce nazionali, comunali, regionali, municipali, europarlamentari, perché noi siamo una comunità di cittadini liberi con le mani pulite e ci riprendiamo Roma e poi l'Italia. Abbiamo visto tutto in questo territorio, abbiamo avuto tutto, la banda della Mariana, i Fasciani, i Triassi, gli Spada. Basta con gli affaristi, vogliamo dei cittadini, la trasparenza, basta con i conflitti di interessi, basta col tradimento delle istituzioni da parte di questa casta politica corrotta. Dove governiamo e a Pomezia governiamo, possiamo farlo sì con onestà ma anche con competenza, e lo dimostrano i risultati conseguiti. Oggi Pomezia è una città che ha i conti in ordine, che offre servizi ai cittadini. Solo per quest'anno 14 milioni di euro di opere pubbliche e 5 milioni di euro di servizi socioassistenziali. Quindi questo significa che quando togli la corruzione dalla politica, i soldi possono essere reinvestiti in servizi ed opere alla cittadinanza. Fuori la mafia dallo Stato! Fuori la mafia dallo Stato! Fuori la mafia dallo Stato! Reddito di cittadinanza per l'Italia, l'unica speranza! Il Movimento 5 Stelle sta dimostrando semplicemente una cosa, che se questo paese fosse stato governato con onestà e con trasparenza, noi oggi non ci troveremmo in questa situazione. Noi oggi siamo nel paradosso di chiedere che la mafia esca dallo Stato italiano. Non possiamo permetterci di avere un sindaco che, al posto di fare le cose che servono per questa città, deve ancora capire se quello che gli si siede di fianco ha preso dei quattrini da alcuni mafiosi o meno. Questo è quello che noi dobbiamo pretendere, che si vada al voto, poi Marino si ricandidasse e valuterà se questo popolo, se Roma, rivoterà lui o darà la possibilità al Movimento 5 Stelle di amministrare per la prima volta una grande città, perché noi già amministriamo, noi già siamo forza di governo, siamo forza di governo a Pomezia, dove il sindaco Fabio Fucci è ritenuto incorruttibile da colui che ha corrotto tutti gli altri. Noi già siamo forza di governo, lo siamo ad Assemini, dove abbiamo cacciato Equitalia, lo siamo a Ragusa, dove ci tagliamo gli stipendi e con quei soldi finanziamo il trasporto extraurbano scolastico per gli studenti di Ragusa. Queste cose non vi stiamo dicendo che le faremo, ma che le abbiamo già fatte. Venire qua a dimostrare che io sono onesto mi dà fastidio, perché non ci dovrebbero essere manifestazioni sull'onestà. Lo trovo anche semanticamente stupido, perché dovrebbe essere normale, perché devo dimostrare di essere onesto? Adesso siamo un grande gruppo con decine di sindaci, migliaia di consiglieri, parlamentari, europei, Dio mio! Devono cominciare a parlare bene e giusto di noi. Noi abbiamo dato veramente anni e stiamo dando anni con felicità della nostra vita, e della cosa che non riescono a capire, che noi l'abbiamo fatto non per avere indietro del guadagno, del profitto, l'abbiamo fatto proprio perché, per una questione di affetto nei vostri confronti. Io vi devo un sacco di affetto che cerco di contraccambiare facendo queste cose. Se dovete parlare del movimento, parlatene sottovoce, a tu per tu, andate nelle case, andate dai vostri amici e dice: ti devo dire una cosa del Movimento 5 Stelle. Però una cosa dovete farla, come l'abbiamo fatta noi, come la fanno loro, come la fanno tutti anche gli attivisti. Bisogna ogni tanto nella vita rischiare qualcosa di proprio. Se noi non rischiamo personalmente qualcosa piccola, anche piccola, il stare lì e ogni 5 anni mettere una croce non serve più a nessuno. Grazie a tutti, arrivederci.